La settimana scorsa abbiamo pubblicato un servizio dedicato alla crisi del prezzo del grano duro e nel servizio chiedevamo al signor Francesco Di Vella, abbiamo detto nel servizio, ma praticamente al gruppo Di Vella, quindi a Vincenzo Di Vella, di farci vedere i contratti di acquisto del grano, perché il 18 febbraio aveva anticipato, aveva detto io pagherò il grano, dipende naturalmente dalla qualità, lo pagherò fino a 31 euro e arriva praticamente la conferma perché Vincenzo Di Vella, un nome naturalmente importante nel settore del grano duro, oggi è venuto a darci conferma dell'impegno che ha assunto attraverso i contratti di filiera. Perché, Presidente, eccolo qui il contratto di filiera, è questo naturalmente la vera svolta per l'agricoltura. Sì, ritengo che sia una svolta importantissima. Da sempre gli agricoltori, e io dico a buona ragione, si sono lamentati di una quotazione del grano duro inferiore quantomeno alle attese. Bene, noi già da 7-8 mesi fa, quando il mercato del grano duro foggiano era 18-19 euro, abbiamo sottoscritto questi contratti di filiera con 34 stoccatori diversi in tutta la provincia di Foggia che prevedono un prezzo, e prevedevano, e ho portato le fatture, lei mi fa da Queste sono le testimonial, fatture di queste sono le acquisto. fatture, io le leggo così, tanto per dire, per far capire, 32.300, 32.500, 31.500, 31.900, 32.500, 32.500. Pagate. C'è Pagati, c'è il nome dello stoccatore e il nome degli agricoltori dietro che hanno ricevuto questi importi. Allora, Quindi questa è la prima conferma, è già importante e quindi allontaniamo le voci del e i sospetto. suoi dubbi, che all'epoca disse deve venire qua, Sì, il la suo... settimana scorsa. ecco, è benissimo, io sono qua, ho il piacere di confermare che questi sono naturalmente i massimi prezzi pagati, perché hanno consegnato grano con oltre 16 proteine, però il minimo prezzo pagato è 28-29 euro, che comunque aumenta man mano che aumenta la quantità proteica del grano che gli agricoltori consegnano agli Quindi, stoccatori. in sintesi, per chi ha sottoscritto il contratto di filiera, ed era una procedura che bisognava fare nel mese di settembre-ottobre scorso, per chi ha sottoscritto il contratto, il gruppo Di Vella riconosce e paga oggi minimo 28 euro al quintale, cioè anche se il grano prodotto non raggiunge le caratteristiche di proteiche e l'umidità, no, no. No, No, sto sbagliando. sì, 28 euro è il prezzo minimo garantito, qualunque sia la quotazione della Borsa Merci di Foggia. Esempio, oggi la quotazione è 23 euro su per giù, Sì. noi oggi paghiamo 28 euro perché è un prezzo minimo garantito. Se è poi superiore alla minimi di caratteristiche, soprattutto proteiche, arriva a 16-17, arriviamo fino a 32,5. Se è inferiore invece al 14 di proteine, diventa una trattativa privata. Pagheremo quello che è la borsa merci di Foggia, quota nella prima voce, e cioè si paga 23-24 Quindi lei euro. sta pagando minimo 28 euro al quintale per Esatto, chi ha esatto. sottoscritto il contratto Per di chi filiera. ha Cioè, dato quelle caratteristiche, perché noi capiamo che per arrivare a per chi ha quelle, dato quelle caratteristiche esatto, e chi non ha perché dato quelle c'è una caratteristiche, trattativa privata, e cioè cioè si anche chi ha dice sottoscritto il contratto di filiera andrà nella trattativa andrà privata nella poi. trattativa, è certo assicurato che vende il grano, però è chiaro che chi consegna 13 proteine ha un prezzo del grano diverso da chi consegna 16, e quindi ci saranno due quotazioni Poi, diverse. domanda molto più semplice, ancora molto più diretta. Io ho sottoscritto un contratto di filiera, Sì. purtroppo il grano che ho prodotto non ha le caratteristiche inserite Benissimo. nel Sì. contratto.
diciamo che ha 11,5, 12 di proteine. Si fa riferimento alla prima voce del mercato di Foggia, la Borsa Merci, che oggi è 23,23 cioè, e mezzo. 23 e mezzo, quello è quello che quota la Borsa Merci di Foggia. Perché, direttore? Perché se mi si consegna 11 e mezzo di proteine, viene meno lo scopo del contratto di filiera. Il contratto di filiera noi lo facciamo per diminuire le importazioni dall'estero di grano pregiato, dall'Australia, dall'Arizona, che consegnano con 15-16 di proteine. Se lei il suo grano per sua sfortuna o perché non ha seguito i lavori che noi abbiamo indicato o perché non ha messo la varietà che noi volevamo oppure non ha concimato due volte invece di uno, lei è stato sfortunato oppure l'ha voluta, se l'è andata a cercare, c'ha 11 e mezza, io devo comprare più grano proteico, più grano estero per portare quell'11 e mezzo di proteine a 13-13 e mezzo che è il minimo che mi consente di fare una buona pasta. Sì, per quanto riguarda l'importazione ne parleremo tra pochi, perché anche questo è un fenomeno che incide moltissimo sul mercato, anche sulla qualità. Sembra che sia indispensabile importare. Purtroppo sì. Importare, prima per quanto riguarda il fabbisogno e poi per quanto riguarda la qualità, cioè per fare la pasta buona occorrerebbe il grano estero. Serve anche, tranne per questi contratti di filiera, che finalmente molti agricoltori, direttore, noi faremo 700.000 quintali di contratti di filiera. È un bel botto. È un bel, però purtroppo è il 25% dei 3 milioni di grano che noi consumiamo all'anno. Ecco perché. Cioè, bisogna, 700.000 quintali di grano. È il 25%. Ce li ha già, no? Ce li ho già praticamente, ce li ho io, ce l'hanno gli stoccatori. E farò la pasta. Non bastano purtroppo, dobbiamo convincere gli agricoltori che questo è il futuro. Facendo qualità si ottiene più prezzo, non facendo qualità diventiamo un grano normale come il grano greco, come il grano francese, come il grano spagnolo. Beh, naturalmente ci sono degli obiettivi, quindi si punta sulla qualità, il contratto di filiera è indispensabile per questa svolta del settore, però il produttore poi da solo se li fa un po' di calcoli, no? E fa questa riflessione: se devo seguire le indicazioni del contratto di filiera sono costretto ad impiegare, cioè a seminare il seme che mi dice l'industria, non solo, ma a fare anche determinati lavori che dice, e deve fare anche determinati lavori, quindi più manodopera, certo, senza alcun dubbio, quindi più spese, più spese più che manodopera. E il risultato, se riusciamo a raggiungere quelle caratteristiche, beh, è garantito. Però c'è anche un'altra riflessione. Dicono i produttori, cioè quelli che si alzano la mattina e vanno ad arare i campi, cioè proprio il primo anello della filiera, dicono, rispettando il contratto di filiera, la resa per ettaro è molto inferiore. Addirittura dicono che si perderebbe 10 quintali. Le faccio degli esempi pratici. Ho un agricoltore che mi ha consegnato un seme che si chiama Antalis, che fa parte del contratto di filiera, che ha fatto 60 quintali ad ettaro. Un altro produttore che mi ha consegnato, Marco Aurelio, che dicono un po' tutti che la resa è un po' inferiore. Non è vero, ha fatto 50 quintali per ettaro. Si tratta finalmente di entrare nell'ordine d'idea di dare al terreno quello che il terreno chiede, e cioè non solo la concimazione, fatta in un certo modo, in certi periodi, facendosi seguire da agronomi e investendo così nella qualità per avere remunerazioni altissime, come quelle di quest'anno. Direttore, l'anno scorso si è pagato il grano 16 euro, 17 euro, verissimo. Siamo a 32 euro, è il doppio un altro poco, solo perché consegnano qualità. L'unico problema è che l'agricoltore non ha un impianto di stoccaggio e deve consegnare agli stoccatori più vicini. Bene, noi ne abbiamo 34, se qualche agricoltore non è a conoscenza ci chiamasse la Divella, posso dare il centralino, il numero di centralini in diretta 080 47 79 111, chiedendo o di me direttamente o chi è addetto al seguire il grano. Beh, e noi gli non diamo, è solo il gruppo di Vela a sottoscrivere, assolutamente no, però ci sono altri gruppi anche importanti. Noi gli diamo lo stoccatore più vicino a dove ha il terreno. Bene, allora facciamo una brevissima sintesi di quanto abbiamo detto per quanto riguarda il prezzo del grano. Quindi abbiamo la conferma
sono testimone, queste sono le fatture di acquisto, effettivamente il gruppo di Verla sta pagando anche a 32 euro. Da 29 euro a 32 e mezzo. Da 29. Per quanto riguarda il grano, che non ha raggiunto quelle caratteristiche, siamo sui 23, cioè il prezzo che indica quella la borsa. 11 e mezzo. Quello che invece non ha raggiunto quelle caratteristiche, ma sono un po' più sotto, togliamo un euro e quindi paghiamo a 27. Ah, quindi a 12,5. Quello fa parte della parte bassa, 23 ma 13 e mezzo, 14, noi paghiamo un euro in meno. Sai, il produttore che prima raccoglieva il grano, lo metteva con il trattore, lo portava, proteine, umidità, tutte queste cose non le sapevamo. Adesso il mondo adesso è cambiato, bisogna... direttore, arriva il grano dal mondo. È giusto, il mondo sta cambiando anche con il contratto di filiera. Dunque, gli industriali del grano devono confrontarsi inevitabilmente anche con il mondo della politica, con i politici. Lei ha fatto il politico, è politico perché tutto... No, ero, non sono più. Tutto dipende comunque dalla politica. Bene, la politica sostiene i contratti di filiera e sostiene soprattutto il Made in Italy, cioè dicono facciamo il grano, facciamo la pasta con il grano del tavoliere, io voglio mangiare il grano del tavoliere. La politica non sostiene i contratti di filiera, no. Non è entrata la Regione Puglia, non è entrato l'assessore regionale dell'agricoltura che aveva tutto e ha ancora Colomba tutto. Mongello, che è una parlamentare tra l'altro la Mongello, di Foggia, componente della Commissione Agricoltura. Sì. La Mongello io l'ho vista in un convegno, gliene ho parlato, è una persona che si interessa moltissimo, forse quella che si interessa di più del tavoliere delle Puglie, ma è la regione che doveva intervenire facendo sua una cosa importante come questa e dando anche dei contributi, a mio avviso, soprattutto di comunicazione agli agricoltori. Molti forse non credevano che Di Verla, quando il grano era 18, pagava 28 dopo 6 mesi. Non hanno sottoscritto i contratti perché credevano che era una burla, direttore. Qua le parole, dicevano i latini, volano, sì. Lo scritto resta. Questi sono gli atti. No, diamoci da fare. Sta facendo registrare diamoci una svolta. Io, insomma, quasi quasi mi dovrebbero fare una statua. Qualcuno mi prenderà in giro perché c'è sempre qualcuno che fa dall'altra parte. Ma questi, io, per chi ci ascolta, sono fatti e quindi sono testimone di queste condizioni applicate dal gruppo. Qui sto vedendo una fattura pagata a 32,5 euro. Al quintale. Con il nome dell'agricoltore nell'ultima pagina, anche sono privacy. 7 agricoltori. C'è la privacy. Quindi la politica purtroppo non ha dato nessun aiuto. Settore. Invece l'aiuto ce lo aspettiamo dalle associazioni di categoria. Io ho fatto per la prima volta un contratto di filiera con la Coldiretti e mi fa molto piacere tramite il Consorzio Agrario di Lucera. Sono le associazioni di categoria che devono invogliare gli agricoltori e dopo che gliel'hanno spiegato ancora meglio, perché sono diffidenti dei mugnai, forse anche a giusta ragione gli agricoltori sono diffidenti dei mugnai, ma le associazioni devono riferire agli agricoltori che questo è il futuro. Questo è l'unico, i contratti di filiera è l'unica cosa che garantisce un prezzo remunerativo. Li farà anche per la prossima campagna. Cioè, da settembre si possono sottoscrivere. Fino a quando campo, io farò contratti di filiera, quindi mi auguri buona salute e tutto il resto. C'è la pasta, sì. C'è la pasta di Verla fatta solo con il grano Noi del stiamo tavoliere stiamo abbiamo fatto le prove di 3 semi, che si chiamano Marco Aurelio, Antalis e Maracas. Ce l'ho in macchina anche la pasta, la farò assaggiare anche a lei. Volentieri. Esce quest'anno un'ottima pasta, siamo stati fortunati sia perché abbiamo seguito i contratti di filiera, sia perché il Padre Eterno ci ha dato un aiuto. Però attenzione, io ci tengo a dirlo, i contratti di filiera non sono il mercato del grano duro. Sì. Il mercato del grano duro oggi, del grano normale, è 23 euro. I contratti di filiera hanno un mercato a parte, poi c'è il mercato libero, ci sono a 23 euro al quintale, anche 24, tre mercati, 23 e anche 24, chi vuol pagare di più. Poi c'è il mercato del proteico, dove però non è stato seminato la varietà che volevamo noi, o non sono stati eseguiti i lavori, che però il Padre Eterno quest'anno ci ha dato 15 proteine, che ha un valore di 25-26 euro. E poi ci sono i contratti di filiera che arrivano fino a 32,5. Tutto chiaro. L'unica domanda sul grano vecchio, cioè sull'invenduto,
intorno al 30%, eh? No, assolutamente no, perché no. Sennò il mercato sarebbe ancora più basso. Sta ultimando, chi in buona fede lo vende a parte, chi in mala fede lo miscela, ognuno, ma siamo uomini di mondo, dobbiamo capirle queste cose. Però ecco, ormai è in chiusura. Prezzo del vecchio? 22 euro, 21 euro, tenendo presente che le caratteristiche sono molto inferiori a quelle di quest'anno. Anche comodità. Ma non sono state accertate, perché il produttore l'anno scorso portava il grano, conferiva. Beh, ma l'abbiamo accertato noi che l'abbiamo ritirato, purtroppo. E siamo stati costretti a importare grano migliore dall'estero per fare una buona parte. Quest'anno invece devo dire che se avessi 3 milioni di quintali di grano, tutto di quotati filiera, farei la pasta solo di grano duro. Io mi auguro che questi quotati filiera si diventino più accessibili a tutti. Settore importazione, sì, e anche qualità del grano che importiamo dall'estero, sì, e soprattutto dal Canada. Sì. Dunque, una leggera, anche scontata riflessione. Non basta il grano italiano per soddisfare il mercato della pasta, dunque per fare la pasta, e poi all'inizio di una stagione di raccolta abbiamo un 30% di invenduto. È successo l'anno scorso che abbiamo battuto i record, ecco perché il mercato del grano, il prezzo del grano è sceso così in basso. Abbiamo avuto addirittura il 100% in più in alcune zone, era chiaro che sarebbe rimasto. Però questa rimanenza ha dato un minimo, all'inizio della campagna, i primi di giugno, quest'anno è stato anticipataria, è chiaro che questa rimanenza ha bloccato un po' il prezzo. Il grano nuovo si pagava a 20, a 21 euro, però ormai siamo in ascesa, siamo arrivati a 23, a 24, probabilmente potrebbe salire ancora, però dipende, bisogna capire che qui per i contratti di filiera si paga un prezzo già definito, per il resto del grano subisce la concorrenza degli altri paesi, anche della Spagna, dove il grano buono come quello italiano costa 25 euro, e a me 24 euro foggia portato a Bari significa 25, quindi a quel livello. Il grano francese che danno 14 pezzi di proteine, che oggi costa 25,5-26, ecco, a settembre poi verificheremo se il grano vecchio è finito, probabilmente sarà una nuova rivalutazione. Diamo un'altra indicazione. Però io non sono un mago. A proposito di mago, diamo un'altra indicazione a chi ci ascolta, cioè chi ha ancora il grano da vendere, perché molti sono stati costretti a venderlo considerando la crisi. Ecco, il mercato come può andare? Può aumentare il prezzo? Allora, mercato libero, non contratti di filiera. Le spiego subito. Siccome noi siamo importatori, lo saremo anche quest'anno, casomai non del 30, ma del 25%, perché ne è avanzato un po' di grano vecchio, dipenderà da che quantità fanno gli altri. Se il Canada, entriamo nella specificità, dovesse produrre, come 2 anni fa, 80 milioni di quintali, il doppio, è chiaro che arriverà dal Canada un grano che non costa molto e ha delle proteine buone. Viceversa, se invece dovesse produrre 30 milioni di quintali, è chiaro che tutto quello che arriva costerà di più del nazionale e quindi il nazionale piano piano dovrà salire. E l'augurio, quindi, lei forse non ci crederà e non ci crederanno nemmeno qualche agricoltore che mi sta sentendo. Noi vogliamo che il grano nazionale non sia così basso di prezzo, perché non è giusto. Costa di meno, come costa di meno un chilo di pasta di un caffè. Noi dobbiamo rivalutare il grano e rivalutare anche la pasta. Il grano dovrebbe andare minimo da 28 a 30 euro per essere remunerativo, per non togliere il gusto e il dovere e il diritto all'agricoltore di continuare a seminare il grano. Quindi il grano italiano lo pagate a 23-24 euro al quintale. Quello che importate a quanto lo pagate? A 23, 24, ho detto uguale. 25, sì, per ora però, in attesa del grande serbatoio che è il Canada. Noi purtroppo dipendiamo tutti dal Canada, ci auguriamo che non sia un grande raccolto, per cui è possibile che la nazionale salga. Dunque, l'importazione è necessaria. Però purtroppo bisognerebbe anche limitarla. E cioè, come si fa? Se c'è la necessità di miscelare il grano italiano con quello estero per fare una pasta buona, questa ipotesi direttore comunque va confrontata con le altre, cioè c'è chi sostiene
che il grano, la pasta fatta con il grano italiano sia migliore di quella fatta con la miscela. Non esiste un grano che dia la pasta migliore, è una buona miscela di grani, chi porta le proteine, chi porta il glutine resistente, chi porta il colore, chi porta la resa, è una buona miscela di 3-4 grani che fanno la pasta buona. Bene. Quindi la importazione è necessaria, però bisognerebbe limitarla. Ma adesso stanno per sottoscrivere l'accordo CETA. Allora, l'importazione va limitata in funzione della quantità del prodotto che si è fatto. Spieghiamo a chi ci ascolta l'accordo CETA, no? Giusto in sintesi. Prevede praticamente uno sbarco di quantità di grano estero a catena. Senza pagare le tasse, viceversa. Che significa che scenderà il prezzo, ce lo pagheranno di meno rispetto a quelli italiani. E viceversa, naturalmente, per i prodotti italiani non si pagherà il dazio, è una cosa reciproca. Per i prodotti, però questo è un fatto politico, io e lei e altre 20 persone come noi non potranno fare niente, sono accordi politici a livello governativo, decideranno loro di come vivremo il futuro. Vabbè, i politici devono confrontarsi con i rappresentanti del territorio, altrimenti poi si ritrovano i trattori nelle piazze che bloccano le strade e buttano il grano nei canali. Benissimo. Non solo i politici, direttore, mi faccia, quando finiremo questa bellissima conversazione, la ringrazio per avermi dato la possibilità, di avermi dato la possibilità di parlare così liberamente delle cose, e mi auguro che la gente che mi vede mi crede nelle cose che io dico. Allora, indipendentemente da tutto, è inutile che qualche associazione dica delle fesserie, qualche altra delle idiozie, io pure certe volte. Riuniamoci in un tavolo pugliese, se vogliamo bene agli agricoltori, all'agricoltura in generale. Abbiamo Divella, ma anche altri mulini che fanno, altri pastifici che fanno i contratti filiera. Portiamo tutto il grano prodotto a Foggia e provincia, nella Puglia, come contratti di filiera, e staremo tutti bene, noi e gli agricoltori. E questa è la strada. Però, che deve e chi fa questo seguire. Tavolo? È la regione che e deve fare. E al tavolo devono venire anche i primi produttori. Non solo le associazioni e produttori. Ma chi lo fa questo tavolo? Se lo faccio io, gli agricoltori sono diffidenti. Se lo fanno gli agricoltori e associazioni, sono diffidente io. Che intervenisse finalmente il politico, che non facesse il politico seduto su una poltrona, ma che un politico che è utile al territorio. E parlo all'assessorato all'agricoltura, parlo alla presidenza della Regione Puglia. Intervenire è il futuro dell'agricoltura, del tavoliere, della Puglia tutta e della Lucania e Basilicata, perché ho fatto anche là dei contratti di filiera, li ho fatti anche in Sicilia i contratti di filiera, quindi come vede è una cosa che si sta allargando, serve solo qualcuno che spieghi che è l'unica via che darà redditività all'agricoltura e anche a noi, diretto, perché io non sono uno che dice così tanto per dire le cose, io il grano australiano mi costa ancora di più di questo del contratto di filiera, quindi a me conviene fare il contratto di filiera perché mi costa di meno, allora l'agricoltore ha un prezzo maggiore, io pago di meno, il politico è soddisfatto perché si dona la sua faccia al contratto, io sono disponibile a dire sei tu l'ideatore, ma che ci mettesse insieme in un tavolo in modo che le associazioni che dicono idiozie non le dicono più. Va bene, prenda impegno con noi e con chi ci sta ascoltando in questo momento. Vincenzo Divella è un punto di riferimento importante. Lei ha detto però una cosa, la Divella, se fossi io solo sarei già sottoterra, la Divella c'è un altro amministratore come me, ci sono una serie di fratelli che lavorano, un gruppo, sono persone è un SPA. Che il mestiere ci io però, il sangue, io però mi interesso del grano e quindi allora, il settore del grano, beh, qui la nostra economia è stata caratterizzata da sempre dalla produzione agricola, il gruppo Casillo che faceva il mercato mondiale, internazionale, mondiale, che fa? Poi c'è stata la crisi, vengono fuori altri gruppi e altri gruppi imprenditoriali decidono di investire nel settore. Di recente la famiglia Sannella ha rilevato lo storico pastificio Tamma, ha recuperato un grande valore per il territorio, ma fa impresa sul territorio, punta al grano del tavoliere e nel giro di
360 giorni ha già abbattuto gran parte del debito accumulato dalla vecchia gestione. Significa che il mestiere si può ancora fare e si può fare bene? Guardi, in Italia in questo momento due sono i settori che sono, mi consenta, visto quello che produco, pasta sulla bocca di tutti. Il settore dell'agroalimentare, molto molto richiesto anche dall'estero, da grandi gruppi esteri che vogliono acquistare e hanno già fatto qualcosa. Aziende top hanno già venduto una parte del, e l'altro è il turismo. Quindi io credo in questo momento che noi dobbiamo sfruttare quest'onda favorevole, ma non la si può sfruttare singolarmente. Io da solo posso anche continuare a fare, li farò i contratti di filiera, raggrupperò un anno 700.000, un anno 800, un anno 600, mi auguro sempre di più 1 milione, però se non trovo la controparte che mi consente di dialogare, di parlare, di spiegargli, certo, che cosa sono i contratti di filiera. Succede come un anno che sono stato ad Altamura e mentre parlavo si alzò uno e disse: sì, sono tutte chiacchiere, voi venite qua per pagare sempre di meno il grano. Quindi bisogna informare, cioè, gli agricoltori e formare questo tavolo, andare a fare conferenze, convegni, a spiegare a tutti che questo è il futuro. Bene, adesso ci dobbiamo fermare perché abbiamo soddisfatto, mi auguro, le attese degli operatori dell'agricoltura grazie alla presenza qui in studio di Vincenzo Di Vella. Dunque, contratti di filiera anche per il prossimo anno. Grazie a Vincenzo Di Vella per la sua presenza qui nei nostri studi.